Buon pomeriggio a tutti, benvenuti al TG Cronache. Allora, ricominciamo da quanto sta accadendo ancora in Puglia, nel Salento, dove ieri mattina sono iniziati i lavori del cantiere della TAP, il gasdotto che dovrà portare il gas dall'Azerbaigian, e i lavori sono iniziati con l'espianto degli ulivi in quell'area. Siamo a Melendugno, in provincia di Lecce. Contemporaneamente, già da ieri mattina sono iniziate le proteste. Ieri ci sono stati anche alcuni momenti di tensione con la polizia. Sindaci, manifestanti del comitato No TAP sono ancora lì questa mattina. Poco fa su questo è intervenuto il governatore della Puglia, Emiliano, che ha detto: per noi quell'espianto è illegittimo. Oggi ci sarà una riunione proprio su questo. Vediamo. L'hanno già definita la No TAP del Meridione, assonanze, la No TAP, ossia il movimento contro il gasdotto TAP, Trans-Adriatic Pipeline, approdo previsto a Melendugno, in provincia di Lecce. Sta scatenando le proteste di decine di persone che anche questa mattina si sono presentate davanti all'area del cantiere aperto, ieri, bloccando l'ingresso ai camion della TAP. L'area è presidiata da decine di uomini delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. I manifestanti protestano per le operazioni di espianto degli ulivi che si trovano lungo il tracciato dell'opera. Ne sono infatti già stati espiantati quasi un centinaio e l'intero progetto per il microtunnel che arriverà fino a Brindisi prevede che siano trasferiti in tutto 10.000 ulivi. Alla fine di una mattinata nervosa, pochi minuti fa la società appaltatrice ha sospeso gli espianti di ulivi e rinviato tutto. Per ora la protesta ha fermato l'opera, ma solo per poche ore, e i toni sono quelli dello scontro duro. Il comitato No TAP chiede che venga sospesa l'attività del cantiere, almeno fino a che la regione, che oggi discuterà la questione in seduta consiliare, non prenderà una posizione più netta a riguardo. Questo infatti è stato terreno di scontro tra Renzi e Emiliano, che proprio oggi però ha detto: la regione Puglia considera illegittimo lo spostamento degli ulivi, ma non ha gli strumenti per fermare un'opera che il governo considera strategica. I No TAP, a maggior ragione, sostengono che la multinazionale non avrebbe le autorizzazioni necessarie per procedere ai lavori, né valutazione di impatto ambientale, né progetto esecutivo definitivo. Mentre la società sostiene il contrario, ha in mano il parere positivo sull'espianto degli alberi dell'osservatorio fitosanitario regionale. Ricordatevi un giorno quello che state facendo contro di noi, contro la vostra terra soprattutto. Noi vi vogliamo bene! A sostegno della protesta si sono uniti anche i sindaci di Caprarica, Vernole, Martano e proprio Melendugno. Il sindaco di quest'ultimo comune negli scorsi giorni ha fatto recapitare alla ditta incaricata per conto della TAP delle operazioni di sradicamento degli ulivi una diffida, perché è un'operazione contraria alla prescrizione A44 sullo spostamento degli alberi. La diffida è stata notificata anche ai vigili urbani. I cittadini si sono mobilitati perché hanno visto un pericolo concreto, che quello di sacrificare inutilmente, senza un motivo contingente, reale e concreto, questi primi 211, ripeto, sono i primi rispetto ai 2.000 che devono espiantare per fare questa condotta, e ai 10.000 da espiantare fino a Mesagne, perché oltre a questo tratto di 8 km ce ne sarà un altro di 60 km che oggi non ha neanche il progetto approvato. La tensione non accenna a diminuire davanti al cantiere. Anche questa mattina c'è mancato poco che le forze dell'ordine non caricassero i manifestanti. E ieri, mentre era in corso la diretta di un telegiornale locale, un cineoperatore è stato spintonato. Il comitato si è dissociato subito da questo gesto. Ma proviamo a capire meglio di che si tratta. Il progetto, quello del TAP, è stato sbloccato al Ministero dello Sviluppo Economico già nel 2015, i lavori però sono iniziati molto in ritardo, ci sono stati, lo avete sentito anche nel servizio, molti stop della regione e del comune. Capiamo allora insieme in cosa consiste questo progetto e quali sono i tempi della sua realizzazione. Il ministro dello sviluppo Calenda ha detto recentemente che per la TAP ha subito la più grande umiliazione della sua carriera, quando in una conferenza internazionale sugli offshore ha dovuto ammettere che l'Italia ha ancora tanti pallini rossi sulla strada della realizzazione del gasdotto, che deve fare arrivare in Puglia 10 miliardi di metri cubi di gas dall'Azerbaigian, passando da Grecia e Albania, che invece, ha constatato amaro il ministro, hanno tutti i pallini verdi. In realtà i lavori sono partiti, parte degli 870 km di tubi sono già stati
stati posati in Albania e in Grecia, dove lo stesso premier Tsipras era stato presente alla cerimonia inaugurale. Nella società con sede in Svizzera partecipa l'italiana Snam con un 20%, altri soci forti l'inglese BP e la Socar dell'Azerbaigian. In Italia però il problema di dove fare sbucare il tubo dopo che è passato per 104 chilometri sotto il mare Adriatico resta spinoso, nonostante l'arrivo alla marina di San Foca nel comune pugliese di Melendugno abbia avuto il via libera del Ministero dell'Ambiente nel 2014 e del Ministero per lo Sviluppo Economico nel 2015. Matteo Renzi lo aveva considerato il più grande successo del suo governo. Abbiamo risolto una barzelletta a livello europeo perché il tubo arrivava ma non si sapeva dove portarlo, disse in conferenza stampa. Tutto risolto? No. Ogni passo della sua realizzazione deve seguire una procedura che si scontra con il parere negativo di comune e regione. Il tunnel di 1,6 km che ospita un tubo di 3 metri di diametro, 800 metri sottoterra e 800 sotto la spiaggia alla profondità di 16 metri è l'impianto che la regione Puglia avrebbe voluto più a nord. Per dare inizio ai lavori è necessario espiantare 221 olivi che poi, secondo normativa, saranno reimpiantati insieme a un lavoro di ripristino dei muretti a secco e di tutela della fauna. L'operazione si è scontrata con le proteste no TAP e ha incrociato, rallentando l'iter per i controlli, anche il problema della xylella, emergenza agricola pugliese. Il cantiere è partito. Ieri l'espianto dei primi 33 olivi, nonostante il parere negativo della Regione Puglia. Un anno esatto di ritardo sulla tabella di marcia, ma possiamo ancora finire in tempo, dice la società. Nel frattempo il gasdotto entrerà nella campagna elettorale del rinnovo del sindaco di Melendugno e in quella delle primarie del PD, per Emiliano, che avrà come uno dei cavalli di battaglia le critiche alla TAP. Adesso torniamo alla questione migranti. All'indomani del vertice a Roma proprio sui migranti per trovare una soluzione, per governare il flusso migratorio, ci sono i numeri importanti, lo sapete, nei primi mesi del 2017 si parla di 21.000 migranti arrivati sulle nostre coste, c'è l'ultimo sbarco questa mattina al porto di Catania. È una nave stracolma quella che approda al porto di Catania in questa giornata di vento fortissimo. Un'immagine che fa rivivere lo stupore e la sofferenza davanti all'esodo degli albanesi negli anni 90 verso i porti pugliesi. Eccoli, quasi 1.000 migranti stipati all'inverosimile su Aquarius, l'imbarcazione di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere. La passeggera più piccola, a poche ore di vita, si chiama Mercy Misericordia ed è appena nata a bordo della nave. Approda insieme all'ultimo migliaio di un gruppo di migranti grande tre volte tanto, oltre 3.000 le persone salvate nel canale di Sicilia nelle ultime 48 ore, soprattutto la giornata di ieri è stata senza sosta per le navi che hanno pattugliato il tratto di mare tra Libia e Italia. Un soccorso dietro l'altro, raccontano gli operatori, nessuna tregua, 7 gommoni, un barcone e un barchino, un continuo afferrare braccia tese dalle onde, una lotta contro il tempo, finita bene questa volta. Abbiamo anche delle persone che hanno subito delle violenze e delle torture e che quindi hanno avuto bisogno di assistenza per questo motivo. A terra scendono migranti che provengono da Nigeria, Gambia e Corno d'Africa, paesi come Somalia, Eritrea ed Etiopia, dove le Nazioni Unite hanno da poco dichiarato lo stato di calamità per una carestia che sta affamando 5 milioni di persone. Qui, in questa emergenza umanitaria, 70.000 bambini rischiano di morire di fame. E queste, spiegano i soccorritori, sono le prime conseguenze. L'effetto ora è qui, sulla banchina del porto di Catania. Come in altri approdi italiani, sbarchi, persone, un numero crescente, statistiche balzate a livelli esponenziali dall'inizio del 2017, quasi più 36% rispetto all'anno scorso secondo il conteggio del Viminale, più 81% rispetto al 2015. Richiedenti asilo che rimangono intrappolati in Italia dal Trattato di Dublino, nonostante un anno e mezzo fa Bruxelles si fosse impegnata in un piano di ricollocamento praticamente fallito. E infatti Dimitris Avramopoulos, commissario europeo per le migrazioni, ha annunciato oggi che l'Unione è pronta a far scattare le procedure di infrazione per quei paesi che rifiutano le quote di migranti da Italia e Grecia. Adesso andiamo a Napoli, nella zona nord di Napoli, dove un clan, il clan Puca di Sant'Antimo, si era completamente infiltrato nel tessuto economico attraverso le estorsioni agli imprenditori e il controllo delle attività commerciali. Ci sono stati 8 arresti.
Nella faida tra clan a nord di Napoli era stato progettato anche un attentato per uccidere un carabiniere che stava svolgendo importanti indagini su armi, droga, omicidi ed estorsioni. 7 soldati di Camorra sono stati arrestati stamattina a Napoli dopo un lavoro di intercettazioni e appostamenti che hanno consentito di smantellare un'organizzazione criminale dove ognuno aveva un ruolo ben preciso, dal killer al pusher all'emissario del racket. Nel corso del blitz i carabinieri hanno trovato e sequestrato numerose pistole, mitragliatrici e semiautomatiche, forse utilizzate in agguati di Camorra. I 7 appartengono al clan Puca e l'obiettivo era conquistare sempre più fette di territorio nella provincia di Napoli tra Sant'Antimo, Grumonevano e Casandrino, facendo anche accordi con i clan di Napoli, Mazzarella, Amato Pagano, Longobardi e Beneduce. Sull'inchiesta coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli lavorava un gruppo di carabinieri. Nelle intercettazioni è emerso che il clan stava per organizzare una spedizione punitiva. Quel carabiniere è scomodo e deve essere ucciso. L'omicidio sarebbe servito, secondo gli inquirenti, a scoraggiare gli altri carabinieri dal continuare le indagini, ma l'attentato è stato sventato anche grazie all'arresto dei 7, che oltre che di una lunga serie di estorsioni, omicidi, della detenzione illegale di armi, spaccio di stupefacenti, associazione per delinquere, dovranno rispondere anche di tentato omicidio nei confronti del carabiniere. In realtà erano stati individuati i soggetti che avrebbero dovuto seguire il carabiniere per poterlo bloccare, perché in sostanza avevano intenzione di eludere la pressione investigativa che aveva già portato a diversi arresti e anche ad alcune condanne di sodali. L'obiettivo era ovviamente quello di intimidire il team investigativo che stava conducendo le indagini. Il carabinieri. E adesso la guerra legale tra Mediaset e Vivendi. Il giudice civile di Milano ha unificato le due cause intentate da Mediaset e Fininvest contro i francesi di Vivendi per il mancato acquisto di Premium da parte dei francesi. Le due società del Biscione hanno chiesto un risarcimento di 50 milioni di euro al mese per il ritardo nell'adempimento a partire dallo scorso luglio, con un danno complessivo non inferiore al 1,5 miliardi di euro. L'altra valuta un danno non inferiore a 570 milioni. Vivendi oggi in udienza ha presentato una richiesta di risarcimento del danno, sostenendo che Mediaset, dopo il mancato affare, avrebbe condotto una campagna diffamatoria, stessa mossa compiuta dagli avvocati di Mediaset, che hanno richiamato vecchie dichiarazioni dei dirigenti francesi. I vertici di Vivendi avevano detto: ci avevano invitato in un ristorante 3 stelle Michelin e abbiamo trovato un McDonald's. E adesso è irreperibile, si trova a Dubai Giancarlo Tulliani, che, come sapete, è il cognato di Gianfranco Fini, ai quali i magistrati della Procura di Roma contestano che hanno emesso un mandato di arresto, contestano il reato di riciclaggio. Ovviamente il provvedimento non è stato eseguito, per lo stesso reato è indagato anche Gianfranco Fini e la sua posizione si sarebbe complicata. L'ordinanza di arresto emessa 24 ore fa dai PM romani nei confronti di Giancarlo Tulliani non potrà essere eseguita e il cognato di Gianfranco Fini con molta probabilità resterà latitante. Tulliani, accusato di riciclaggio nell'inchiesta sui rapporti illeciti della sua famiglia con Francesco Corallo, il re delle slot machine, vive e risiede da anni a Dubai, dove continua a fare l'immobiliarista, e l'ordinanza dei magistrati italiani non ha valore negli Emirati Arabi. Tulliani dunque potrebbe restare in questo paese, che non ha ancora ratificato un accordo sull'estradizione con l'Italia. I PM hanno potuto solo dichiararlo irreperibile. L'ordine di arresto per Tulliani è scattato su decisione della Procura di Roma, che sta indagando su una presunta associazione a delinquere transnazionale che riciclava tra Italia, Olanda, Principato di Monaco e l'isola di San Martino e le Antille olandesi i proventi illeciti del mancato pagamento in Italia delle imposte sul gioco online. Non solo non venivano versate le imposte, ma veniva riciclato regolarmente denaro sporco, profitti illeciti che secondo la procura sarebbero finiti nei conti della famiglia Tulliani, di Giancarlo, ma anche in quelli del padre Sergio e della figlia Elisabetta, moglie di Gianfranco Fini. L'ordine di arresto per il cognato di Fini è arrivato dopo il sequestro preventivo di beni per 5 milioni di euro eseguito dalla finanza nei confronti dei Tulliani, ai quali sono contestati i reati di riciclaggio e che vedono
indagato lo stesso Fini per lo stesso reato. I Tulliani, secondo il PM, erano consapevoli che le somme di denaro ricevute non trovavano alcuna giustificazione economica lecita, ma provenivano dall'associazione a delinquere capeggiata da Corallo. Operazioni legate anche alla famosa casa di Monte Carlo che Giancarlo Tulliani occupava nel Principato al numero 14 di Boulevard Princess Charlotte e che è stata al centro di un clamoroso caso politico e giudiziario. La boccetta ha riferito di una riunione avvenuta nel 2004 negli appartamenti della Camera dei Deputati in cui Fini avrebbe parlato del desiderio di poter disporre di un appartamento nel Principato Monegasco, riunione a cui, oltre all'ex leader di AN, allo stesso la boccetta e Corallo avrebbero partecipato anche i fratelli Tulliani. In quella circostanza Corallo si sarebbe dichiarato disponibile ad accontentare Fini. L'ex presidente della Camera ha chiesto di essere interrogato dai pubblici ministeri ed ha annunciato querela nei confronti della boccetta. Allora noi ci fermiamo qui, ora c'è Tagadà, ci vediamo domani col TG Cronache. Buona giornata.